Allora, adesso dottor. È il turno di Francesco Rella. 5 minuti anche per lui. Alfredo, ma tanto ci sarà il sì, la ci cassa sarà il termine del mio tempo. Innanzitutto rinnovo i saluti a tutti, a chi ci segue da casa e a chi ci segue qui al Cinema X. E vi ringrazio per avermi dato questa possibilità di essere presente questa sera. Chiaramente la città e tutto il centrodestra, ma in generale la politica locale, vive sicuramente un periodo molto caldo, perché ci troviamo ormai fra 2 mesi a dover rieleggere quelli che saranno gli organismi elettivi dei nostri rappresentanti politici, quindi tanto il sindaco quanto i consiglieri comunali e circoscrizionali, in un momento comunque particolarmente complesso per la politica nazionale, regionale e quindi su scala anche per quella locale. Per quanto ci riguarda, chiaramente stasera, come avete già detto, siamo presenti noi quattro come rappresentanti comunque dell'area di centrodestra, a prescindere dalle singole scelte e dalle posizioni attuali per le battaglie che ciascuno di noi sta cercando di portare avanti, sicuramente siamo tutti riconducibili allo stesso alveo di valori politici, di ideologia, di idee per migliorare e cercare appunto di dare un nuovo sviluppo tanto alla nostra città ma all'azione politica quotidiana. Io non voglio essere autoreferenziale, già mi avete presentato voi, però no, perché... Tra l'altro oggi diciamolo pubblicamente, anche il tuo compleanno, sì. Insomma ti facciamo degli auguri. Grazie, in diretta. Grazie, grazie. Buon compleanno, sì, sì. Serata, quanti sono? Sono 29, sono 29. Guarda cosa ha preparato la regia. Perfetto. No, gli anni sono qualcuno in più del bambino che sentiamo nell'audio. Ma no, in realtà poi credo che fossero Alvin. Sì. Penso che fossero loro. Però sono pur sempre giovane, ma con già un discreto bagaglio di esperienza alle mie spalle, credo. Dicevo, non voglio essere autoreferenziale, però per chi mi dovesse conoscere meno o non conoscere completamente, voglio spiegare anche il perché del mio percorso in politica, che inizia giovanissimo, sin da scuola, e che a 18 anni vede la prima elezione al consiglio circoscrizionale, la ex 10ª circoscrizione, che poi diciamo, a seguito dell'accorpamento diventò la 5ª. 2 anni dopo ho riottenuto una riconferma e ho fatto il capogruppo dell'Alleanza Nazionale per l'intero mandato al 5º quartiere, e a 23 anni, quindi diciamo abbastanza giovane, ho ottenuto l'elezione grazie al consenso di tanti amici al consiglio provinciale, e ho avuto la possibilità di godere appieno di questa esperienza, visto che poi il presidente Crocetta ha non abolito le province come ha voluto cercare di far passare attraverso la stampa, ma al momento ha sospeso il rinnovo degli organismi politici delle province regionali e quindi dei consigli provinciali e del presidente, cosa ben diversa, perché al momento le province come strutture rimangono tutte, anche se non si ha alcuna contezza e chiarezza su quello che sarà il percorso futuro. Vedremo, e siamo tutti fiduciosi comunque, perché io non faccio altro che ripetere ai miei amici: è comunque il presidente della regione di tutti, è il nostro presidente della regione a prescindere dalla parte politica. Speriamo, dobbiamo tutti fargli una grande apertura di credito, ci auguriamo tutti che faccia il bene della regione, ci auguriamo però che non rimanga soltanto populismo. Per quanto mi riguarda, sarò ovviamente protagonista, nel senso di parte attiva, della prossima campagna elettorale all'interno della coalizione di centrodestra, certamente, e con tutti gli amici che sono qui presenti oggi spero di portare avanti tante battaglie. Secondo me Messina oggi più che mai ha la necessità di far rinnamorare i propri cittadini della città stessa, e anche la politica deve fare un grande sforzo per cercare di riavvicinare tutti quanti i cittadini che purtroppo per colpa nostra, per colpa della politica, perché quando comunque un sistema salta, in Italia il sistema politico è saltato, la colpa poi è un po' di tutti, siamo tutti un po' corresponsabili, per colpa nostra tanti cittadini si sono allontanati, ma al contempo ho il piacere di, io non so quale delle due camere devo guardare, non sono un esperto, credo che debba guardare perfetto, e al contempo mi fa piacere testimoniare comunque, vista la mia impostazione di forte militanza all'interno del partito e di attivismo quotidiano per portare avanti appunto delle battaglie, le nostre idee, che a
contro, diciamo, o comunque dall'altra parte della barricata. È vero sì che ci sono tante persone che ormai si sono disamorate e vedono con un certo distacco la politica, sia locale che nazionale, ma è anche vero che ci sono tanti attivisti, tante persone che la vivono con passione, che mettono da parte i propri interessi personali e fanno anche grandi sacrifici quotidiani, sia in termini di tempo e non solo, per cercare di amare questa città, di sposare, ripeto, delle battaglie e di proseguire un percorso che possa poi dar valore alle proprie idee. È chiaro che ciascuno di noi ha il piacere di poter sempre dare maggior peso alla propria idea e quindi di portarla avanti poi negli organismi consiliari, al comune, nella regione, ma io credo che all'interno del centrodestra si stia aprendo un nuovo ciclo, spero sia positivo, e di questo sicuramente anche ve ne parlerà l'amico Dario Caroniti, col quale condividiamo, spero, un importante percorso. Tra l'altro molto pacifico e quieto questo gong che interrompe i nostri relatori, molto sereno. Grazie. Passo il microfono a Dario. Grazie a Francesco Rella, che tra l'altro era già stato nostro ospite.